bassa io vado allegramente e sono più felice di un grande presidente. E quando mi trovo insieme a quei bambini mi sento più grande di Puccini. La 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 in bassa io cerco qualche cosa. Non bastano i soldi, non basta l'amorosa. Io cerco qualcosa, qualcosa per la vita che non diventi mai arrugginita. La 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 in bassa io trovo un cuore nuovo. E allora verso gli altri leggero spicco il volo. La mia giornata è tutta una gran festa, spalanco sempre più la mia finestra. La 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 la. È inutile sfogliar la margherita. La 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 la. Grazie, grazie. Grazie per questo bel canto, che è un canto di GS. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro di presentazione del libro Quella baldanza ingenua, da Gioventù studentesca a Comunione e Liberazione, Lecco, 1955-1968. L'incontro è organizzato dal Centro Culturale Alessandro Manzoni e dalla Compagnia delle Opere di Lecco e Sondio, qui rappresentato dal suo presidente Marco Giorgioni. Saluto e ringrazio per la presenza in sala il signor Sindaco, l'assessore Cattaneo. Saluto inoltre Maria Grazia Colombo, presidente della Fondazione Comunitaria delle Chiese. Come avete potuto vedere dalla locandina di presentazione di questo incontro di questa sera, stasera sono con noi, e qui sul palco li vedete, Giulio Boscagli, che ha scritto il libro, Elena Sala, una gessina, un'attuale gessina, perché mi sembra di vedere in sala tanti gessini past. C'è in collegamento il cardinale Angelo Scola, che saluto, e avremo una videotestimonianza di Maria Rosaria Spreafico. Io non vedo Gigi, dimmi che va tutto bene perché il video davanti a me è fisso, quindi nessuno dice nulla, immagino che vada tutto bene. Ok, perfetto, grazie. Scusate, ma faccio altro di mestiere, vendo software, quindi non... Cardinale, buonasera. La vedo adesso, buonasera. Allora, Giulio, iniziamo da Giulio che ha scritto questo libro. Vorrei dirti, Giulio, che sono quasi emozionato questa sera perché ben sappiamo quanta passione, quanto lavoro e quanta dedizione tu e il buon Gigi Riva, che c'è Gigi Riva, poi è sempre l'uomo delle retrovie, fa la regia occulta prima. Dicevo che Gigi è il grande burattinaio che ci tira i nostri arti. Stavo dicendo appunto tutta la passione che tu e Gigi avete messo nel portare a compimento quest'opera. Ci vuoi introdurre alla lettura? Grazie. Bene, buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
Senza una storia, senza memoria, non siamo nessuno. La storia, la nostra storia, è memoria fondante, la nostra identità. Sappiamo chi siamo, se sappiamo da dove veniamo, di chi siamo figli. La storia non si impara sui libri, ma dai testimoni. Ho messo questa frase di Madre Rosaria, la nostra piccola Rosi, di quando faceva GS qui a Lecco, che ho trovato quando il libro già lo stavo lavorando, perché mi è sembrata dare una dimensione al contenuto di questo volumetto. Facendo questo libro ho portato a compimento un desiderio che avevo da tantissimi anni, perché molti anni fa mi era capitato tra le mani un raccoglitore di materiali della primissima GS, ordinato con una cura meticolosa da Don Spirito Colombo, che poi ne parliamo, e mi era venuta l'idea, la voglia di approfondire quella, la conoscenza che stava dietro all'incontro con la gioventù studentesca che avevo fatto anch'io quando poi facevo la terza liceo scientifico qui a Lecco. Negli anni, quando ho lasciato gli incarichi politici, ho avuto più tempo, assieme all'amico Franco Savera abbiamo riordinato un importante archivio di CL di Lecco, pulendolo anche di molti materiali, e quindi c'erano il materiale sufficiente per fare un racconto. Nel fare questo racconto ho trovato un'ulteriore motivazione, che è questa, e cioè a me è sembrato che mentre nella nostra città conosciamo molto della storia, tra virgolette, laica, garibaldina, mazziniana, anche un po' massonica, abbiamo le vie, abbiamo alcune vie intestate a persone che, di cui oggi nessuno ricorda più la storia vera, poco si conosce della storia dei cattolici, che pure nella nostra città e in questo territorio sono stati fondamentali. E la storia di GS è un pezzetto di questa grande storia più vasta della città e dei cattolici lecchesi. Il libro è uscito in questa veste grafica, molto curato, grazie all'editrice, a Mariangela, che poi parlerà, e ha avuto un contributo importante di Gigi Riva, perché il testo che io avevo scritto è stato arricchito da una bibliografia importante e curato anche proprio graficamente, grazie proprio al fatto che lui di mestiere ha fatto per tanti anni giornalista e si muove perfettamente a suo agio in questo. Qual è l'obiettivo di questa storia, di questo racconto? Io l'ho identificati secondo due dimensioni. La prima, cercare di capire come la proposta di GS, la proposta di Don Giussani, nata a Milano, si è introdotta nella realtà lecchese. Il secondo è che la tempistica 55-68 non è dovuta soltanto ai problemi del 68 e alle vicende di quegli anni, ma è dovuta al fatto che ho voluto raccontare il passaggio da questa iniziale GS fino al primo costituirsi di un movimento di adulti nato da quell'esperienza e che poi negli anni successivi diventerà il movimento di Comunione e Liberazione. Su Comunione e Liberazione ci sono molti documenti, molta storia, molti libri scritti, continuano a uscire, su Don Giussani altrettanti. Mi piaceva vedere la tipicità dell'impatto di quella proposta sul nostro territorio. Dico nel libro che faccio la storia di due generazioni, non tanto perché faccio i padri e i figli, evidentemente no, ma perché mi è sembrato di notare, anche proprio guardando la storia e le carte, che c'è una prima generazione che sono i ragazzi che sono nati durante o la guerra o appena finita la guerra o addirittura prima della guerra, e quelli che sono nati invece dopo, quindi negli anni, fine anni 40, 50, eccetera, perché sono due nuclei di ragazzi, di persone
che hanno vissuto in maniera differente, insomma c'è una differenza, mi è sembrato di notare che c'è una differenza in questo, sono accomunati da un fatto che in quegli anni, lo accenno solo perché si tratterebbe, comunque in quegli anni non tutti passavano, non tutti i ragazzi che uscivano dalle elementari andavano alla scuola media, perché allora la scuola media era riservata per molti anni a chi faceva un esame alla fine della quinta, un esame specifico chiamato esame di ammissione per andare alle medie, e poi l'esame decadde, ma quando finisce la storia entrano nella scuola, per la prima volta nella scuola superiore, i ragazzi che hanno fatto la scuola media unica, quindi una scolarità di massa, eccetera. Lo dico perché questa dimensione della scuola superiore è una dimensione ancora non generalizzata, ma legata ad alcuni. Quindi quelli cosiddetti a prima generazione si sono trovati a studiare nel pieno degli anni della ricostruzione. Dopo la guerra la città di Lecco, come tutto il paese, è in grande movimento, ripartono le fabbriche, eccetera. Faccio degli accenni solamente a questo clima. L'altra generazione si è trovata a vivere già dentro il boom, dentro il primo incipiente benessere, e è la stessa generazione che poi contesterà questo stesso benessere con le vicende del 68. Potrei dire anche che l'arco dal 55 al 68 inizia e si conclude con due figure di sacerdoti, altrettanto entrambe importantissime, che sono la prima quella di Don Spirito Colombo e la seconda quella di Don Giovanni Brandolese, che entra in gioco proprio alla fine del mio racconto. Chi è Don Spirito Colombo? Don Spirito Colombo è un sacerdote qui della parrocchia di Lecco, un coadiutore, insegna anche nelle scuole superiori perché lui è laureato in belle arti, insomma, insegna disegno e anche religione, per cui conosce il clima dei ragazzi e delle scuole dall'interno, è molto preoccupato dal fatto che questi ragazzi, quando passano dalla scuola media alle scuole superiori, perdono i riferimenti dell'oratorio della tradizione familiare. E allora lui si inventa un gruppo, un'iniziativa che chiama Ragazzi Studenti Lecchesi, dà vita a delle cose che sono convegni familiari, dove lui raduna i genitori per parlare dei loro ragazzi, e quindi è molto attento a questa dimensione. Quando nel 1954, all'inizio della scuola, che allora iniziava a ottobre, Don Giussani sale i famosi tre gradini che lo portano a insegnare religione al liceo Berchet, questa iniziativa, secondo i rami della grande diocesi ambrosiana, viene conosciuta subito anche in tutte le diverse parrocchie, soprattutto dove ci sono scuole medie superiori. E Don Spirito capisce, e lo dirà anche in una testimonianza che c'è nel libro fatta molti anni dopo, capisce che il suo compito è quello di agganciare quella sua iniziativa, quella sua preoccupazione per i ragazzi, di agganciarla alla proposta di Don Giussani. Chiama tre ragazzi, possiamo anche fare il nome, che sono Guido Puccio, Sebastiano Magone e Alberto Dolci, e dice: adesso noi facciamo gioventù studentesca anche a Lecco, come sulla scorta di quel che dice Don Giussani, e facciamo presidente Costantino Mangioni, che era già uno studente universitario e che poi sarà il luminare del medico che molti hanno conosciuto anche qui a Lecco. Da questo nucleo, diciamo, di partenza, gioventù studentesca comincia la sua attività. È un'attività molto ricca, troverete molte iniziative, investe di fatto l'insieme delle scuole superiori di quegli anni di Lecco, manca ancora, perché incomincia in quegli anni la sua vita, l'istituto tecnico del Badoni, insomma, che è l'ultimo ad aggregarsi. In un certo senso la scuola più d'avanguardia in questo momento per GS è il Parini, che in GS non si chiama il Parini, ma si chiama l'istituto. Non so, forse perché c'era solo quello all'inizio, prima che arrivasse anche l'istituto. Il raggio del Parini si chiama raggio istituto per molti anni. Raggio istituto nel quale, per esempio, studia Don Fabio Baroncini,
che è uno dei primi che segue, mandato dal suo parroco, che dice: guarda che adesso a Milano c'è uno che segue gli studenti, per cui mettiti dietro anche tu e segue questa iniziativa. La proposta di GS è molto ricca, c'è una proposta religiosa molto precisa, perché tutte le scuole hanno la messa, una volta alla settimana, la messa che si sposta un po' nelle diverse chiese secondo la collocazione, ma prima dell'inizio delle lezioni, nei primi anni, c'è la messa dello studente alla Vittoria, in Santa Marta, o nella cripta della Vittoria si faceva in Santa Marta. Più avanti negli anni la messa settimanale diventerà la messa vespertina. Tenete presente che stiamo parlando di una chiesa prima del concilio, la messa in latino, la comunione si fa o prima della messa o dopo la messa, insomma è un altro mondo. E però il richiamo religioso che lo spirito fa sulla scorta anche di quello che sta avvenendo a livello di Don Giussani a Milano è molto precisa, e ci sono iniziative di ogni genere. Tutto quello che investe la sensibilità giovanile è oggetto delle iniziative di GS, per cui letteratura, convegni, incontri, gite a Milano al teatro, musica, anche in collaborazione con Gioventù Musicale, concerti, Cineforum è un'iniziativa che ha un successo strepitoso, teniamo sempre presente che sono anni in cui la televisione c'è un canale solo, quindi, anzi comincia nel 54 le trasmissioni, quindi potete immaginare com'è l'aria, bianco e nero, un canale, per cui il Cineforum è ricchissimo e ha un successo grande, tant'è vero che GS a un certo anno fa un accordo con i cinema di Lecco, che erano 6 e adesso sono nessuno, fa un accordo con i cinema per una proiezione a prezzo ridotto agli studenti la domenica mattina, per dare l'idea della... E poi c'è un torneo di calcio che produce anche un giornalino chiamato Il Torneador, andrà avanti per alcuni anni. C'è un'attenzione particolare alla comunicazione. Fin dal primo momento in GS ci sono i giornali. Il primo si chiama 12:30, perché la scuola finiva alle 12:30 a quell'epoca. E esce un primo numero ciclostilato, difficile anche perfino da leggere, poi un secondo ancora ciclostilato, poi alla fine si va alla stampa in un formato... si fa un collegamento con Varese, che aveva, la comunità di Varese aveva dato vita a un giornale studentesco che si chiama Il Michelaccio. Michelaccio e 12:30 si fondono e esce un giornale con una grafica molto particolare, molto interessante, ci sono delle fotografie sul libro che fanno vedere la bellezza di questa cosa, ma poi più avanti ci sarà il Crocevia, il Trichecco e altri giornali nelle scuole, e un'esperienza molto particolare che faranno i più grandi, che si chiama Presenza, cioè, che saranno, di cui usciranno 3 fascicoletti stampati, e poi per 20 numeri sarà una pagina mensile inserita nel settimanale cattolico Il Resegone. Per 20 numeri ci sarà questa iniziativa. Don Giussani a Lecco. Don Giussani, abbiamo detto, è l'assistente di GS e è spessissimo a Lecco, perché o è chiamato a celebrare la messa degli studenti, spesso all'inizio d'anno, per il tempo pasquale gli viene invitato a fare la predicazione pasquale, in una di queste nel 1958 che Angelo Scola sente per la prima volta parlare Don Giussani qui in Basilica a Lecco. L'arcivescovo Montini affida a Don Giussani anche la predicazione agli studenti in occasione della missione cittadina, e lui farà 4 conferenze di questo tipo. È presente alle 3 giorni della GS Lecchese che si tengono a Esino Lario, alla Montanina. Incontra i ragazzi lecchesi sia alle uscite, la prima delle uscite che avviene nel 56 a Rapallo, dove vanno in 2 o 3 lecchesi, e poi alla Gazzada, Varigotti, eccetera. Alcuni ragazzi di Lecco vanno il sabato a Milano a incontrarlo nelle riunioni che si facevano lì. Un primo momento significativo di questa,
presenza di Giussani è quando Giussani dà alla stampa il libretto verde, in cui il cosiddetto libretto verde dal colore della copertina, e noi qui il libretto verde è un libretto in cui Giussani fissa i punti di metodo della gioventù studentesca, in maniera tale è il primo documento scritto appositamente per gioventù studentesca. In precedenza si erano utilizzati materiali che riguardavano l'azione cattolica. Di questo libretto verde il libro racconta un passaggio abbastanza interessante, perché abbiamo in archivio un quaderno in cui il Raggio dell'Istituto Magistrale ha fatto i verbali, credo sia una cosa abbastanza unica, e quindi da lì si riesce a capire come pian piano nella grande iniziativa di GS eccetera comincia a prendere piede, a prendere spazio chi coglie che la proposta di Don Giussani, mediata da Don Spirito attraverso la GS Lecchese, è una proposta per la vita. C'è nel libro, io ricordo che c'è una frase di San Paolo: vagliate tutto, trattenete il valore, che è ripetuta in miriadi di documenti, cioè praticamente in tutti i documenti, che esprime il criterio con cui i gessini guardano la realtà. Quindi aperti a tutto, quindi niente è estraneo di quello che incontrano nella loro vita di scuola o di società o di famiglia, ma tutto viene trattenuto il valore, cioè sentono che la proposta di Gesù Cristo che passa attraverso quell'iniziativa lì è una proposta seria, è una proposta che fa sì che la seguano. C'è un passaggio che io ho trovato, credo, importante, è che nel Michelangelo 1962, Angelo Scola, che è il presidente in quel momento di GS, la successione dei presidenti in questo periodo è Mangioni, Guido Puccio, Angelo Scola, Plinio Gostoni, Roberto Formigoni. Al 68 siamo così. In un articolo, Angelo Scola, che appunto è presidente di GS, a conclusione dell'anno sociale, diversamente da quello che si poteva leggere sui giornali dagli anni precedenti, dice: beh, adesso viene l'estate, vengono le vacanze, ma quello che abbiamo incontrato non è la vita di un'associazione, per cui arriva l'estate, si chiude bottega e si ritrova a settembre, anzi a ottobre, perché ricominciava. No, questa cosa è per la vita e quindi deve avere una continuità che segna proprio l'aver colto che la proposta non è più una proposta di un'associazione. Tenete conto, l'Azione Cattolica aveva, forse anche oggi, una struttura per cui gioventù studentesca dovrebbe occuparsi degli studenti. Quando uno diventa universitario c'è la FUCI, Federazione degli Universitari Cattolici. Quando uno non è più universitario ci sono i laureati cattolici, le ACLI, c'erano, eccetera. Qui no, qui si rompe questo schema, l'incontro fatto è un incontro che riguarda l'insieme della vita. Le tre dimensioni di questa vita sono note ai Cellini e ai Gessini, sono caritativa, cultura, missione. La caritativa inizia, abbiamo cantato la bassa all'inizio, perché a Milano la caritativa fu proprio quella di mandare i ragazzi nelle cascine o negli oratori della bassa milanese a giocare con i ragazzi. In analogia, anche qui, grazie a una collaborazione con l'Azione Cattolica, si va a fare una caritativa la domenica in Val Cavagna, che è una valle sperduta nel Comasco che confina con la Svizzera, e i ragazzi partono al mattino, stanno in giro praticamente tutto il giorno, stanno poche ore con i ragazzi degli oratori, perché il pullman che li portava scaricava alcuni al primo paese, poi al secondo, al terzo, finché si arrivava in alto, e giocava a stare con i maschi, le femmine con le femmine. Non ho detto che fino in quegli anni lì tutto il mondo cattolico fa iniziative separate per i maschi e le femmine, solo GS incomincia a rompere questo schema. Quindi la caritativa, però, per tutti quelli che l'hanno vissuto, poi avrà altre forme, gli oratori del territorio fino alla casa del povero,
è considerata l'occasione di maggior verità dell'esperienza cristiana che si stava facendo. Vado un po' a volo d'uccello perché altrimenti non finisco più, mi appassiona troppo la questione. La missione è legata alla presenza dei gessini in Brasile e quindi i gessini chiedono ai compagni di raccogliere le decime, un contributo fisso mensile, che chiedono a tutti, non solo ai gessini, e raccolgono da molti, non solo dei gessini, come educazione alla missione. La cultura è la conseguenza di quel vagliate tutto che, cui ho accennato prima, per cui ci sono momenti di grande presenza. Cito solo alcune iniziative. L'affronto del caso Meredith. Nel caso Meredith è nel 1962 un giovane afroamericano che si iscrive e va all'università riservata ai bianchi. Pandemonio della malora, una polemica tremenda, e alla fine Kennedy deve mandare l'esercito per far andare a scuola questo ragazzo. Cosa fanno i gessini? I gessini analizzano, prendono il problema, lo studiano, si preoccupano di descrivere il razzismo in varie situazioni, lo approfondiscono. Una cosa analoga era avvenuta qualche anno prima nel studiare la questione dei Teddy Boys. Negli anni 50 queste sono delle bande di ragazzi, soprattutto dei paesi anglosassoni, che sono oggi, come le gang di oggi, per dare un'idea. E anche lì il GS studia, va a vedere cosa dice la Chiesa, va a vedere qual è il costume e fa degli incontri su questo. Una indicazione costante è quella data ai ragazzi di stare attenti a quel che raccontano i professori a scuola, perché in base a questo si può intervenire, ci si può aiutare a contestare, a sottolineare. Per esempio, una questione che fece un po' scalpore in città fu quando fu criticato il fatto che le scuole avevano mandato i ragazzi a vedere il Galileo di Brecht, che era una lettura totalmente anticattolica, anticristiana della figura di Galileo. A Milano fecero una polemica molto elevata che ebbe dei riverberi anche a Lecco, fino a una conclusione facendo un incontro ad hoc, d'accordo col prevosto Assi di allora, per spiegare che la figura di Galileo secondo una dimensione più corretta. Nella vita di GS la centralità è il raggio, che non è mai solo una riunione, ma è anche la compagnia di un gruppo di persone. La parola comunità e la parola comunione che prende cittadinanza in GS è una parola che nella Chiesa è marginale ancora. Tant'è vero che per molti anni quelli di GS del movimento vengono chiamati quelli della comunità, come se la Chiesa non dovesse essere già di per sé una comunità. Però, quindi, il raggio come centrale, la gita, le vacanze ciliegiate, castagnate, cioè occasioni per stare assieme, per scoprire la bellezza di una vita in comune. Chi viene in GS e ci resta è perché scopre che c'è un'umanità diversa, nuova, c'è un'accoglienza senza schemi, e questo è un'occasione importante. Ci sono dei momenti di consapevolezza importanti, che sono i due convegni diocesani della GS, uno a Lecco, il primo, nel Cinema Europa, che ora non c'è più, pieno di circa 1000 posti, tutto riempito dai gessini di tutta la diocesi. Parlano Scola, Negri, Barbetta, che fu il presidente dell'Azione Cattolica Giovanile, Silanos e Portatadino, che sono i quattro presidenti di GS delle città principali e il presidente della gioventù, della GIAC, Gioventù di Azione Cattolica di allora, di Milano, credo. E lì c'è una consapevolezza grande che il movimento fondato da John Giussani, che in questo momento non è più l'assistente, che in quel momento non è più l'assistente di GS, è un movimento che guarda al futuro, che guarda al futuro per le persone. E
niente, l'ultimo passaggio che faccio, perché poi bisogna leggere un libro, perché ci sono tante cose. È un invito alla lettura, infatti. L'ultimo passaggio che faccio è che prima a comprarlo, poi a leggere. Quando escono i gessini che cominciano a uscire dalla scuola, soprattutto quelli che avevano fatto che non andavano all'università, hanno un grande desiderio di dar continuità all'esperienza, anche dentro il mondo del lavoro. E da questa preoccupazione nascono delle cose che prima si chiamano raggio incaricati e poi diventerà raggio lavoratori. E questi ex gessini, ora lavoratori, incontrano altri loro coetanei o comunque colleghi di lavoro che non hanno fatto la gioventù studentesca e, come dire, appartengono a questa nuova realtà che è molto simile nelle sue espressioni a quella di GS. E cioè c'è la caritativa, per un periodo viene fatta assieme, ci sono gli incontri culturali, ci sono riflessioni, ovviamente essendo lavoratori, più portate verso il momento del lavoro, lo vedrete anche dalla documentazione che c'è qui. Questa esigenza, ecco che arrivo al famoso 68, questa esigenza questa presenza di gioventù studentesca, quindi gli studenti, gli universitari che stanno nella FUCI, i giovani lavoratori che stanno nel raggio lavoratori, alla fine la proposta è quella di un incontro che si terrà a Semogo, chiamato nella storia del movimento di Lecos, è il campo di Semogo, in cui nel mese di agosto, in un ambiente piuttosto spartano, Angelo Scola, che quell'anno 1968 è nel primo anno del seminario, tiene una serie di lezioni, credo che fossero addirittura 10 giorni, tutti i sacrosanti giorni, lezione al mattino e assemblea al pomeriggio, tant'è che l'ultimo giorno Scola non aveva più la voce per andare avanti a parlare, quindi anche le registrazioni di questi incontri, le ultime, sono veramente molto difficili da interpretare. Però da lì, dalla fusione di queste, chiamiamole anime, nascono i primi passi di quello che poi sarà un movimento adulto. Alla fine di questo incontro nasce il desiderio di avere un momento comune di liturgia. E allora è un momento, Angelo Scola e Plinio Agostoni vanno dal parroco di Pescarenico, che era stato incontrato perché era iniziata da poco tempo una presenza con i ragazzi della cosiddetta Casa del Povero per la caritativa, e chiedono a Don Giovanni l'ospitalità per fare una messa per il movimento il giovedì sera, non in chiesa ma all'oratorio femminile dove oggi ha sede il Ritrovo, l'associazione Il Ritrovo, e per anni e anni il giovedì sera questa messa particolare è stata, come dire, uno degli strumenti principali di consolidamento del movimento locale. Siamo nel 68, ci sono i rapporti con Milano, nel 1969 nell'università milanese esce per la prima volta il nome Comunione e Liberazione, che negli anni successivi sarà il nome dell'intero movimento. Qui si ferma il racconto, ci sono alcune curiosità finali, per esempio, secondo me è molto interessante la presenza che i ragazzi fanno in occasione della Valle Mosso, dell'alluvione che c'è a Valle Mosso, sono delle considerazioni molto interessanti. C'è il famoso comizio di Roberto Forbigoni, presidente di GS, nell'autunno caldo del 69 in piazza Garibaldi, ottobre del 69, autunno caldo, con un grande scorno di tutti i giovani rivoluzionari che si sono visti scavalcati in questa funzione dai gessini, ma era stato richiesto dal sindacato, in cui i lavoratori di cui vi parlavo prima avevano degli ottimi rapporti interni. Ecco, arriva lì questa cosa che è iniziata con 3 ragazzi ed un spirito un giorno del 55,
nel 68-69 diventa una realtà di adulti che fa parte della storia di Lecco e che è la stessa storia che ha portato me fin qui e tanti di voi fino qui ad oggi. Grazie, grazie Giulio. Allora adesso chiedo un saluto, vi faccio un saluto, un breve intervento a Mariangela Tentoi, prego, perché i libri ci sono, perché qualcuno li scrive, ma anche perché qualcuno li edita, sennò diventa un po' difficile. Mariangela Tentoi è la fondatrice e responsabile di Teca, studio di comunicazione e casa editrice in Lecco, con il suo fondamentale apporto è stato dato alle stampe questo libro. È anche responsabile del gruppo terziario donna di Confcommercio ed è componente della Camera di Commercio. Prego. Grazie, buonasera. Qualche volta vi sarà capitato di sentire, in occasione dell'uscita di un libro, sentire una frase del tipo che è stato un parto. E di solito si dice che è stato un parto lungo e impegnativo. E se noi prendiamo questa metafora, il compito dell'editore è quello un po' dell'ostetrica. Perché di fatto arriva un lavoro che ha già visto la luce, che è stato generato, che è cresciuto, e si tratta allora di prenderlo e di portarlo alla luce. È un po' quello che abbiamo fatto. Naturalmente con le nostre competenze, quindi è voluto dire dargli una veste grafica, scegliere il tipo di carta, il numero di pagine, c'è tutto un equilibrio da rispettare quando si fa un libro. Questa è una parte del lavoro dell'editore. L'altra parte, per fortuna, è anche quella di incontrare delle esperienze delle persone. In questo caso l'autore, Giulio Boscagli, e anche chi ne ha fatto un po' le veci, che è stato il Gigi Riva. E in questo incontro si ha modo di conoscere una persona, i suoi valori, la storia che ti sta raccontando con il libro che ha fatto. E questo è un valore immensurabile, perché apre gli orizzonti, la testa, la conoscenza, e di questo io veramente sono grata e mi rendo conto che è sempre una grande opportunità. Infine, perché è un libro di carta, qua spezzo una lancia a favore dei libri di carta. Io lavoro da tanti anni, lavoro con il digitale, che è entrato prepotentemente come tutta la tecnologia nella mia professione, e talvolta qualcuno mi chiede dei lavori che ho fatto 20 anni fa. Io sono una che archivia tutto, però la tecnologia cambia, i programmi si evolvono e per me diventa impossibile recuperare determinati file. Ecco, un libro di carta è una cosa che abbiamo nella nostra cultura da anni e che ancora non è stato superato e che diventa uno scrigno, una testimonianza che resiste nel tempo. E tra l'altro ultimamente mi sono un po' innamorata di un tizio che si chiama Alessandro Barbero, che sicuramente conoscete, che è uno storico, e lo ascolto tantissimo. E lui stesso diceva che quando uno dice una cosa, prima di credergli, dice, vabbè, ma dove sono le prove di questa cosa che stai dicendo? Cos'è che lo testimonia? Ecco, un libro come questo, secondo me, resta come testimonianza di una vita che c'è stata, di una storia che c'è stata, di cui noi oggi siamo anche il frutto, perché ha plasmato la nostra città, il nostro modo di vivere. Io ho vissuto nella coda, diciamo, gli eventi, perché sono nata nel 1960, per cui GS l'ho incontrata, poi ho fatto anche altre scelte, però non posso non dire che la nostra città è stata permeata da questa ondata, da questa novità che è stata portata tanto tempo fa e che secondo me ha lasciato come eredità il fatto di poter essere cristiani laddove si vive tutti i giorni, quindi nel lavoro, nelle cose proprio, cioè ha tolto questa dicotomia che c'era tra l'andare in chiesa e il resto della vita. Questo per me è la grande eredità. E questo libro, che è pieno di note e che è pieno anche di immagini, è la testimonianza di tutto quello che c'è stato. Per cui se qualcuno in futuro vorrà sapere come è successo, come è stato, che si è arrivati a una storia che è quella di oggi, che è nata da quella di ieri, questo libro resterà importante e memorabile. Grazie. 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 Grazie a Mariangela Tentoi. Allora, cedo subito
la parola al Cardinale Angelo Scola, ma prima di cedergli la parola volevo leggere quattro righe, quattro, che mi hanno molto colpito della prefazione che lui ha voluto scrivere a questo libro. Le quattro righe sono: l'avvenimento dell'incontro genera un'attrattiva che da subito suscita la dimensione del per sempre e quindi rende consapevoli che la vita in se stessa è vocazione. Siccome frutto di un dono gratuito in sé, oso dire, il dovere di essere vissuta come risposta a una chiamata. Mi ha colpito perché nella mia esperienza personale anch'io, dopo l'incontro, ho avuto subito una percezione, magari non chiarissima, di questo per sempre, e mi ha colpito appunto questo passaggio. A lei, Cardinale, siamo tutto orecchi. Anzitutto voglio ringraziare Giulio e il Gigi per avere fatto questo splendido lavoro, e posso anche aggiungere che questo ringraziamento non è legato a una dimensione del tessere gordet, ma è legato alla capacità che loro hanno avuto di affrontare una serie di fatti, di eventi, di circostanze, eccetera, eccetera, cercandone il valore per poi poterne comunicare il significato. In questo senso io reputo che questo libro merita di essere anzitutto letto attentamente, e questo è facile perché è durevole, è simpatico, eccetera, ma anche di essere fatto conoscere, di entrare nel dibattito ecclesiale e cittadino. Questa era la prima cosa che volevo dire. A questa aggiungo due osservazioni che sono quelle che mi premono e che la lettura del libro ha, come dire, confermato in me come criteri con cui affrontare e giudicare anche le circostanze e le situazioni attuali. Comincerò dicendo che spesso si dice che la cosiddetta crisi, ma sarebbe interessante avere il tempo di parlare di tutto, perché la Chiesa propriamente parlando non subisce crisi, perché è sempre in crisi, sempre crisi vuol dire giudizio, è sempre sotto giudizio dello Spirito di Gesù risorto. Ma voglio dire, si usa dire che la Chiesa, la crisi della Chiesa è cominciata nel 68. Secondo me questo è sbagliato. La crisi della Chiesa è cominciata molto prima. È cominciata già negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale e si è intensificata dopo la Seconda Guerra Mondiale. In cosa? Qual è il fattore che la caratterizzava, questa, fra virgolette, crisi della Chiesa? La mancanza della percezione del soggetto ecclesiale, sia a livello personale che a livello comunitario. Prima del 68, certamente la Chiesa era più grande di un'enorme armata, raccoglieva una pratica che sfiorava quasi il 90%, era ricca di associazioni e di iniziative, le parrocchie erano vitali nelle feste popolari,
ma soprattutto nelle feste religiose. Penso a che cos'era la processione al Corpus Domini da Castello a Lecco, che riuniva veramente un'enorme quantità di persone. Ma c'è un ma. La grande generosità e la devozione delle persone non esplicitava mai il perché uno faceva quel che faceva, perché viveva in parrocchia, perché partecipava a vite associative, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi era una chiesa tutta fondata sulla generosità. E questo spiega perché l'esplosione del 68 ha potuto ridimensionare in termini marcati la realtà ecclesiale, soprattutto giovanile. Perché se tu fai una cosa e se conduci un tipo di vita senza sapere perché, ma soprattutto per chi lo fai, cioè per chi ogni mattina tu riparti nella vita quotidiana, e il per sempre, che è la connotazione decisiva della vita affettiva, della vita lavorativa, del riposo, non si apre la strada. La nostra vita diventa segmentata, diventa un insieme di segmenti, un insieme di frammenti. Allora, cosa è stata GS? E qui si vede molto bene anche a Lecco. È stata la possibilità di incontrare persone, a partire da Don Giussani e da Don Spirito, come si è detto, che invece avevano ben chiaro il perché e il per chi. Avevano ben chiaro che il per chi era Gesù. E in effetti io ho vissuto sulla mia pelle, come ho già avuto occasione di dire e di scrivere, questo salto di qualità, partito in oratorio con grande fedeltà, eccetera, eccetera, arrivato al liceo e incontrando professori non cristiani e aprendomi alla passione politica di mio padre e di mio fratello, eccetera, eccetera, avevo messo alle spalle la dimensione religiosa e di fede e cristiana della mia vita. Era rimasta, io non sono mai stato un radicale in questo senso, in altri ambiti sì, ma non ho mai smesso di andare a messa la domenica, eccetera, però era come se la fede non contasse più. Rispetto al peso della politica, rispetto al peso della cultura, mi ricordo i pomeriggi passati nella nostra biblioteca lecchese a leggere i russi, a leggere gli americani, mi ricordo il dibattito sui temi della giustizia sociale, tutte le problematiche legate alle novità di carattere politico connessa all'Europa, che a Lecco hanno avuto un particolare rilievo, come il libro dice bene, per la figura di Bartesaghi e per le sue scelte, eccetera. Ecco, quindi un bel giorno, ho già detto tante volte, quindi lo dico in tre parole, al Falzarego vengono, durante un campo scuola, a trovarci Pigi Bernareggi e qualche altro che facevano l'esperienza della GS di Don Giussani. Don Pigi si siede al tavolo di questa casa tutta diroccata e sbrecciata, che era una casa dei giovani
per la gioventù del Littorio, poi passata all'Onarmo, poi passata all'Azione Cattolica, e ha davanti a sé 150-200 persone che erano lì convenute per questo, e guardando al soffitto a una serie di fili da cui cadevano delle lampadine, tutti neri perché arrotolati dentro una carta che catturava, erano pieni di mosche. E il Pigi comincia dicendo: se Gesù Cristo non c'entrasse con quella lampadina, io non sarei cristiano. Cioè la prima volta che mi veniva posto in termini paradossali e radicali il problema della totalità dell'esperienza cristiana, totalità di giudizio, totalità di affezione, totalità di azione, la prima volta. E allora io, assieme a Don Fabio, che però lui era già ben inquadrato nella esperienza dell'Azione Cattolica, esperienza cristiana, abbiamo cominciato a Lecco ad esplicitare il perché, cioè a parlare di Gesù, come qui è descritto molto bene nel libro Cos'era il raggio, come noi invitavamo i nostri compagni di scuola, stampando al ciclostile dei bigliettini con su il titolo dell'incontro, eccetera, e abbiamo cominciato a portare fuori il volto di colui che era all'origine di questa esperienza. Dico, non è mica stato facile. Dovete sapere che le principali obiezioni a questo modo di proporre la fede nelle nostre classi, durante gli intervalli giravamo le classi a dare la striscetta con il titolo del coso lì, dell'incontro, del raggio, i principali obiettori a questa impostazione furono i preti, perché dicevano che facendo così anziché avvicinare la gente, la si allontanava, perché bisognava prima creare un terreno neutro sul quale potevano stare tutti, e poi a quelli che mostravano di avere delle inclinazioni buone si poteva anche parlare di Gesù. Invece noi abbiamo fatto, sulla scorta dell'insegnamento di Don Giussani e del celebre libretto verde che è stato anche già citato dal Giulio, abbiamo fatto esattamente il contrario. Perché? Perché Gesù è diventato, al di là di tutti i nostri limiti, difetti, peccati, fragilità, il senso vivo, perché tutti sono capaci di parlare di Dio, anche per negarlo. Ma il Dio di cui si può parlare è soltanto il Dio vivente, perché è solo il Dio vivente che colma fino in fondo la domanda profonda sul senso della vita, sul senso della mia vita. Quindi questo fu, secondo me, il libro L'origine della baldanza ingenua, il libro lo descrive bene, questo fu il salto qualitativo che ci permise anche di attraversare la grande crisi del 68, soprattutto a Milano, e di uscirne rafforzati, proseguendo questa stessa logica da GS a Comunione e Liberazione. La seconda cosa che voglio aggiungere, perché mi hanno detto che devo parlare un quarto d'ora, forse ho già parlato, è che l'altro elemento che allora rappresentava una novità impressionante è che la modalità per seguire il Cristo vivo,
l'aveva indicata lo stesso Cristo, ed era la Chiesa, cioè la comunità cristiana. Cristo come centro assoluto dell'esistenza personale, sociale e cosmica, e la comunità come il luogo in cui lui si rendeva presente nell'oggi, lo potevo incontrare oggi, incontrando così un luogo, una casa, una famiglia nuova, una nuova parentela che permetteva a tutte le necessità profonde e a tutte le aspirazioni del mio cuore di trovare la strada per la loro realizzazione. Allora la comunità era una novità assoluta, perché il mondo della scuola, anche della scuola superiore, era molto individualista e c'erano gruppi ristretti di amici molto chiusi. Se poi uno era figlio di un operaio come me, non era facile sfondare in un classico abitato sostanzialmente da figli della borghesia locale. Quindi la comunità come il luogo in cui le dimensioni costitutive dell'uomo, che io riconduco sempre a tre, e cioè affetti, lavoro e riposo, si attuano, si realizzano. Io sono arrivato quasi alla fine della mia vita e tutto ciò che ho dovuto fare nella mia vita ha confermato questi due elementi: l'insostituibilità del per chi di Gesù come il criterio con cui vagliare ogni cosa e trattenere ciò che è buono, e la comunione vissuta, una amicizia gratuita in cui al di là dei peccati e degli errori tu sei sostenuto in ogni momento. Se io non avessi avuto amicizie di questo tipo in tutte le responsabilità che ho dovuto ricoprire, perché quando uno ha il potere, tra virgolette, anche il potere ecclesiastico, è invaso da richieste di persone, di udienze, eccetera, che hanno come scopo un interesse normalmente. Io ricevo tutti quelli che chiedevo, dicevo, perché questo qui viene da me? Magari dopo 2 anni, dopo 3 anni, capitava qualcosa che mi faceva capire perché era venuto. Ecco, mentre una comunione gratuita è quella che di uno che ti mette la mano sulla spalla e ti dice, guarda che anche se sei cardinale, guarda che questo passo secondo me non è giusto, tu non stai vedendo bene, guarda. Oppure mi sembra che il tuo parlare non parta più dal tuo cuore, da un'esperienza vissuta, parte prima dall'intelligenza che dall'esperienza, parte prima dalla testa che dal cuore, per dire degli esempi. Quindi io credo che la lettura di questo libro ha dentro queste due radici e molte altre, e mi auguro che possiate leggerlo e possiate diffonderlo. Grazie. Grazie, grazie Cardinale. Allora, adesso passiamo a una videotestimonianza di Madre Rosaria Spreafico, che è originaria di Annone Brianza, studentessa dell'Istituto Parini a fine anni 60, è lì che incontra gioventù studentesca, come ci dirà nella testimonianza che andiamo a sentire, attraverso alcune compagne di classe. Dopo il diploma frequenta l'ENSIS, l'allora ente di formazione del personale dei servizi sociali.
In quegli anni matura anche la sua vocazione religiosa che la porterà dentro una comunità femminile dell'ordine dei cistercensi della stretta osservanza, meglio noti come trappisti. La comunità è quella del monastero di Vitorchiano. Madre Rosaria, che dai tempi di GS gli amici chiamano piccola Rosi, per non confonderla con quella più grande, ovvero la Rosi Amigoni, presente in sala e che saluto, dal 1988 è la badessa di questo monastero, dove vivono una tantina di trappiste. Va aggiunto che da Vitorchiano, negli ultimi decenni, si è dipanata una fertile rete di vocazioni e di missioni che ha portato alla crescita della comunità, insieme alle fondazioni di nuovi monasteri in tutto il mondo, in America Latina, nelle Filippine, in Indonesia, in Congo, nella Repubblica Ceca e l'anno passato in Portogallo. Prego la regia. Buonasera a tutti. Per prima cosa ringrazio Giulio per questo libro, per la cura e l'amore con la quale ha dato questa testimonianza che è quella della nostra storia. Grazie. Io sono entrata a far parte di questa storia nel momento in cui il libro finisce, nel 1969. Grazie all'insistenza di due compagni di scuola, la Rosaria Bonaccina e la Daniela di Bitolobon, che per un anno mi avevano assillato con i loro inviti ed ora mi proponevano di partecipare alla Tre Giorni Studenti. Ecco, non ero una ragazza in crisi e in cerca di risposte esistenziali. Ho semplicemente ceduto all'insistenza delle mie amiche. E per dire che cosa mi aspettavo da quei tre giorni a Milano Marittima, potrei dire cosa avevo messo in valigia: il costume da bagno pensando alla spiaggia. Invece in quei tre giorni accade qualcosa che non mi aspettavo minimamente e che mi fa chiedere anche oggi perché è successo proprio a me, che non lo chiedevo e non me l'aspettavo. Fatto sta che la mia vita fu capovolta in un incontro totalmente nuovo con Cristo, che abbracciava tutto, non solo una parte di me: lo studio, le amicizie, il modo di vivere le giornate, in una compagnia molto concreta. In quella compagnia ritrovavamo anche il gusto della realtà, il gioco, le gite, i canti, la musica, l'attenzione per ciò che accadeva e una capacità di discernimento a cui venivamo educati nel momento del raggio. Ecco, direi un gusto e un pensiero nuovo. Sì, trovavo un gusto e un pensiero nuovo. Quello che chiamavamo l'incontro non aveva nulla di sentimentale. Era una proposta di vita che sollecitava fortemente la nostra libertà e chiedeva un'adesione personale. Questo era possibile grazie alla capacità e alla forza educativa della compagnia stessa e di persone adulte, padri e madri nella fede. A questo proposito ero colpita che questa non era frutto, questa capacità educativa, non era frutto di un discorso. Noi ragazzi venivamo introdotti in un rapporto educativo che gli adulti vivevano nei confronti dell'autorità, della paternità, in primis di Don Giussani. Ci veniva comunicata l'obbedienza all'autorità, segno di Cristo, come primo criterio di discernimento sulle circostanze e su noi stessi. Ecco, in un momento storico come il 68, nel quale il nemico da battere, da cui emanciparsi, era proprio qualsiasi tipo di autorità, noi vivevamo un'autentica rivoluzione che ci ha permesso di diventare adulti e di concepire la vita come vocazione, come obbedienza ad una chiamata.
Infatti, incontrare Cristo così, come senso di tutta la vita, per me è stato un tutt'uno con la vocazione alla verginità. È stato proprio aderendo a questa esperienza che è nato in me il desiderio di dare tutto a Cristo. Ci sono stati dei segni che mi hanno aiutato a comprendere, per esempio vedere delle persone che avevano scelto la consacrazione verginale nel gruppo adulto, e poi per me fu importante l'esperienza della caritativa alla casa del povero, che mi ha fatto desiderare che molti potessero incontrare quello che io avevo incontrato. La prima forma vocazionale che mi ha attratta è stata quella di partire per la missione dopo aver ascoltato una testimonianza di Pigi Bernareggi dal Brasile. Ecco, questa intuizione poi è maturata attraverso l'accompagnamento di Don Angelo Scola fino a comprendere che raggiungere tutti significava per me una vita di preghiera, di intercessione, il monastero. E oggi, incredibile, sono trascorsi 52 anni e 48 li ho vissuti, li ho trascorsi a Vitorchiano. La mia vita in monastero è stata un approfondimento ed è in continuità con quello che è avvenuto il giorno in cui, grazie all'incontro in GS, ho incontrato Cristo vivo e presente in mezzo a noi. Parole come obbedienza, vita comunitaria, preghiera liturgica, offerta, continuano a segnare sempre più la mia esistenza nella forma monastica. Anche l'intuizione sulla missionarietà, che è stata l'inizio della mia vocazione alla verginità, ha trovato un inaspettato compimento grazie all'esperienza che la comunità di Vitorchiano ha fatto e fa con la fondazione di monasteri nei paesi del mondo. Ecco, dopo mezzo secolo il mondo e la Chiesa nel mondo vivono circostanze molto diverse e più stringente sembra divenuta la sfida del relativismo, più forte l'illusione dell'uomo di farsi da solo, prescindendo da ogni rapporto che lo costituisca. In tutto questo sento tanto l'urgenza per tutti, in qualsiasi luogo e vocazione ci troviamo, di riaffermare con la propria testimonianza la novità radicale della presenza di Cristo nel mondo ed anche quell'amicizia che Lui stesso plasma tra quelli che gli appartengono. Solo Lui ci dona uno sguardo nuovo che non teme di aprirsi alla vita e di continuare a generarla, perché continuamente la riceviamo dal suo perdono e dalla sua misericordia. Ecco, allora grazie a tutti, grazie di avermi trascinato in questa grande storia. Per me GS però è diventato importante, molto importante
fondamentale, direi, proprio perché qui io ho potuto fare un incontro autentico con il cristianesimo. Quindi un cristianesimo che non l'ho più vissuto come un dogma, una morale da rispettare, ma qualcosa di concreto che fosse concretamente vivibile nella mia quotidianità. E in particolare c'è stato un momento in cui ho potuto, cioè, mi sono ritrovata a dire Cristo, una presenza concreta e qualcosa che mi ha dato una certezza che non era più, non si poteva più mettere in dubbio. E questo ha avuto anche dei risvolti appunto nella mia quotidianità, come ad esempio nello studio che questo incontro appunto mi ha aperto a più interessi. Se prima mi piaceva solo all'inizio la matematica, poi il mio interesse si è aperto anche alle materie umanistiche, ma proprio perché mi sono ritrovata ad avere una posizione differente di fronte agli autori, di fronte ai filosofi, perché in GES si insiste tanto sul bisogno dell'uomo, il bisogno che noi abbiamo, che io ho, e quindi mi sono ritrovata a interloquire con degli autori, dei filosofi, in cui era evidente appunto un bisogno che io potevo ritrovare in me, e che mi poteva, cioè il dialogo in questo modo con loro mi poteva accrescere. E in secondo luogo, sempre riguardo allo studio, ho imparato a paragonare quello che studio con l'avvenimento cristiano. Infatti la storia, ad esempio, non è più, non la guardo più come una mosca, come una successione di eventi che è una successione infinita di eventi, ma come qualcosa, cioè come degli eventi che sono segnati dall'avvenimento concreto che c'è stato con la nascita di Cristo 2000 anni fa. E su questo, anche, cioè questo giudizio sulle cose che studio, che è aiutato appunto da GS, cioè GS mi aiuta anche nel giudizio cioè sulla quotidianità, sugli avvenimenti che accadono oggi. Infatti ad ottobre abbiamo, io con altri compagni e degli insegnanti, non solo di GS, abbiamo creato INSPE, Studenti per l'Educazione, che nasceva, cioè che è un gruppo appunto di studenti e di professori che nasce proprio per l'esigenza di giudicare, di capire perché vale la pena, perché valesse la pena fare la fatica di stare in DAD, e perché l'uomo, noi, non eravamo inclini, non ci piaceva fare didattica a distanza. E da questo, appunto, da questo bisogno di giudizio, l'abbiamo anche aperto al pubblico, e pubblicando appunto gli incontri che facevamo con delle persone di spicco sul nostro canale YouTube. Però su questa strada, cioè il punto importante è che su questa strada ho scoperto che per starci non potevo starci da sola, ma dovevo stare in rapporto, essere insieme, sia per appunto il giudicare, ma proprio cioè, vivere insieme, perché è qualcosa che conviene e che è anche più bello. Cioè questo passaggio dico che è fondamentale, perché cioè, son passata da pensare che la mia realizzazione
avvenisse quando, cioè, raggiungendo l'autonomia, l'essere indipendente, quindi non cavandomela da sola, non dovendo gravare su nessuno, invece a concepirmi insieme agli adulti che seguo e agli amici con cui seguo gli adulti. E perché, cioè, questa sequela di queste persone non è qualcosa che mi è imposto, non mi è mai stato imposto, ma deriva tutto da un'attrattiva che queste persone hanno suscitato in me. E perché, appunto, cioè, da dove nasce questa attrattiva? È nata innanzitutto da un'intelligenza diversa che ho rilevato in loro, perché non sono mai stata una che si è tirata indietro di fronte alle discussioni, e anche quando non frequentavo ancora con costanza, con impegno GS, mi ritrovavo a discutere sulla mia posizione con altri che avevano posizioni differenti dalla mia, e quello che emergeva sempre, il risultato era sempre quello di uno scontro tra le mie idee e quelle dell'altro, che non mi spostavano dalla mia posizione e rimanevo lì. Invece con queste persone è stato qualcosa di diverso, perché non è che semplicemente dicevano la loro idea che era opposta alla mia, tentavano di farmi cambiare idea, ma introducevano e introducono dei fattori che io non consideravo, quindi non so, magari io tutta convinta di quello che pensavo, di quello che penso, invece arriva qualcuno che mi dice: ma guarda che c'è anche questa cosa qua, e io: oh cavolo, c'è anche questa. E allora lì poi sono io che vivo e che ripenso a quello, alla mia posizione, guardando anche quell'aspetto di che io non consideravo. E questa intelligenza che rilevo in loro, e questa frequentazione con loro, mi ha portato anche ad accorgermi che quell'intelligenza lì inizio ad avercela un pochino anch'io. Quindi, cioè, ritrovo in me un'intelligenza nuova che assolutamente non è mia, non è farina del mio sacco, ma deriva proprio da questo stare insieme. E cosa intendo quando dico intelligenza nuova? Intendo uno sguardo nuovo, diverso sulla realtà e su me stessa, perché io sono, per come sono fatta, tendo a stare tanto nei miei pensieri, nei miei ragionamenti, e quindi bloccata un po' nella mia testa, mentre invece stare con queste persone, cioè queste persone mi aiutano a uscire dalla mia testa, a guardare la realtà, anche perché tendenzialmente quello che c'è nella mia testa spesso diventa pretenzioso e negativo. Invece loro mi aiutano ad uscire dalla mia testa, a guardare quello che c'è, una realtà che c'è e non è nulla, ed è positiva, riscopro che è positiva. Quando dico realtà, appunto, dico anche me stessa, quindi per me in questi anni c'è stata anche una riscoperta del mio valore, che non è scontato, e appunto se spesso tendo a pretendere da me, a chiedere qualcosa, a chiedere una perfezione che non posso dare, loro mi aiutano invece ad andare oltre al lamento delle circostanze e della mia condizione, e appunto guardare quello che c'è, standoci veramente. E quindi concludo col dire che, cioè, il giudizio sulle cose e su di me, appunto, diventa vero in una pazienza, in un tempo, perché la reazione spontanea è sempre quella del lamento, come dicevo prima, però stando con un'attenzione di fronte a quello
che sono e quello che mi accade, posso davvero giudicare e capire che cosa c'è davvero e posso quindi scoprire la positività della realtà e di quello che c'è. E quindi appunto serve una pazienza, serve non stare su un cammino, perché qui non è tutto, adesso non è tutto rose e fiori, cioè non mi sento arrivata, però appunto so che stando su questo cammino, su questa strada, con queste persone, con questa compagnia, so che posso andare avanti e mi sento sulla giusta strada. Grazie Elena, non solo per quello che hai detto, ma anche perché hai accettato l'invito a intervenire qua, che capisco che possa non essere semplice, anche se mi sembra, Giulio, che siamo passati dal ciclostile a YouTube. Io mi so cos'è YouTube, il ciclostile, però mi sembra che insomma l'esperienza sia della stessa natura. Eminenza, dopo aver ascoltato queste ultime due toccanti testimonianze, vuole regalarci qualche altro pensiero? No, sono rimasto molto impressionato dalla Rosy, me lo aspettavo, perché appunto la conosco da 55 anni, ma ero curioso di vedere come la Elena si poneva, e devo dire che mi ha molto entusiasmato, non solo colpito, mi ha entusiasmato, perché come mi sono sforzato molte volte di far capire durante l'ultima lunga visita pastorale nella diocesi di Milano ai genitori che magari si rivolgevano sofferenti perché il figlio o la figlia avevano abbandonato la chiesa, perché l'uno conviveva, eccetera, per altri problemi di questo genere, e che sono problemi oggi all'ordine del giorno e assolutamente dominanti, anche se spesso non chiaramente giudicati. E quello che mi ha colpito di ciò che la Elena ha detto è, diciamo, la parola insieme che ha usato più volte e che ha collegato in maniera molto preziosa con un allargamento dell'intelligenza. Io credo, dico anche sulla base della mia esperienza trentennale di vescovo in più diocesi e in una grande università internale, io credo che un ragazzo di oggi senza questo insieme, centrato su un senso pieno della vita, che per me è Cristo, ma rispetto anche chi appunto si interroga sul perché, ma dico che un ragazzo, una ragazza senza questo insieme comunitario in cui il per chi vivo giorno dopo giorno venga a galla, è molto 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 difficile che da solo ce la faccia a impostare in maniera stabile, duratura, creativa, costruttiva il problema affettivo e anche il problema lavorativo. Sul problema lavorativo ci si può illudere perché si può far conto sulle proprie capacità, che spesso ci sono, magari uno percepisce che ne ha più di altre, ma le insidie che sono contenute nello smarrimento di senso, nella perdita di senso, nel lavoro per il lavoro e nell'affezione per l'affezione, senza che questo sia espressione di un io vigile,
che guarda in faccia la totalità del reale, non secondo il criterio di come usarlo il reale, ma secondo il criterio che ci ha insegnato Gesù di obbedirlo. E per questo bisogna, come dire, bisogna che il senso della vita sia vitale, cioè che Dio sia vitale, e Dio si è reso vitale incarnandosi. Ecco. E di quel che la Rosi ha detto, a parte che la Rosi ha la forza, fin da quando era una ragazzina, ha la forza di non dire mai una parola in più e una parola in meno, è appunto il discorso della totalità che lei ha fatto. Non solo una parte di me, ma tutto. Tutto di me, che vuol dire tutto nell'impatto con la realtà, nel rapporto con la realtà. Per cui non possiamo non interessarci del fatto che molti paesi africani poveri non ricevano i vaccini in questa situazione. Non possiamo non interessarci del fatto che un ragazzo, una ragazza, nostro amico, soffra o fatichi, come dire, per un'incomprensione in famiglia o per un problema, mettete voi quello che volete. Perché o il mio sguardo è spalancato a tutto, o se non è spalancato a tutto, mi chiude. E l'insieme, cioè la comunità, la Chiesa, è il luogo in cui, con tutti i difetti degli uomini di Chiesa, con tutti, perché il nostro metodo più subdolo di difenderci dal rapporto con il Signore o dal rapporto con il senso della vita è quello di trovare ciò che non funziona nell'altro, in modo che questo mi permette, come ha detto bene la Elena, di stare sulle mie. Non ho bisogno di mettermi in discussione, ma questo è un modo di tirarsi fuori dalla vita, che alla fine, presto o tardi, uno paga. Lo paga su questa terra, non sto pensando all'inferno, eccetera. Su quello paga. Quindi io credo che, per concludere, per ciò che mi riguarda, la lettura di questo libro, anche con questa parola baldanza, però ingenua, perché era proprio ingenua, farà molto bene, quindi è utile non solo leggerlo, ma anche diffonderlo, o poi magari chiamare qualcuno che ha vissuto anche questo tempo, per andare più a fondo, per vedere il paragone con oggi. La sostanza non è mutata. State attenti a quelli che dicono che è cambiato tutto, che si siedono per delle ore a dire che dobbiamo trovare i nuovi linguaggi, ci vuole il nuovo linguaggio per parlare ai giovani. Io nella mia lunga vita, anche con la responsabilità che ho avuto, ho sperimentato che se si annuncia Cristo credendoci, invitando a una compagnia, a un insieme, il ragazzo presto o tardi su questa domanda ritorna, anche se dice il contrario a parole, anche se dice che sono tutte fesserie, che io non credo più, io ormai sono evoluto, e allora se non credo più è chiaro che faccio certe scelte, come le scelte di uno che non crede più, insomma. Quindi io penso che questo libro rappresenti una grande occasione per tutti noi, per i giovani e per i vecchi. Questo è tutto, capo. Grazie. Grazie anche per le preziose indicazioni metodologiche. Allora, io vi ringrazio, però prima
Devo fare una cosa importante, ringraziare gli sponsor, perché si ringrazia l'editore, ma si ringraziano anche gli sponsor, l'ICAM, Barlassina, Agenzia Reale Mutua di Assicurazione, Eroldi Metalli, Chima, Cooperativa di Consumo La Popolare, Residenza del Molinato e SEPAM. Niente, vi auguro una buona serata, io sono personalmente molto contento di quello che è venuto fuori stasera, spero e mi auguro che sia prezioso per tutti. Alla prossima, buonanotte. Mm-hmm.